Benvenuti a tutti, siamo all'episodio numero 40. Questo che forse è il primo dei traguardi che spero di raggiungere in questo mio progetto. Al momento rappresenta veramente un traguardo che mi dà una certa soddisfazione. Non vi nascondo che l'idea di parlarvi di iPad applicato al CAD coincide con qualcosa che mi è capitato già in passato. Perché? Voi domanderete. Perché ben 13 anni fa, come regalo di compleanno, quello dei 40 anni, intendiamoci, ricevevo il mio primo iPad, ma anche il primo iPad prodotto da Apple. Quell'iPad mi ha accompagnato per moltissimi anni, ancora oggi continua a funzionare con qualche gioco per il piccolo Matteo e come telecomando per la domotica di casa. Forse comincia a dare dei segni di cedimento, la batteria poi non dura niente praticamente, è sempre attaccato alla corrente, ma è lì fiero sul suo piedestallo ed essere al mio servizio. Dite che sono un po' troppo trionfalista, un po' troppo fanboy? Beh, forse avete anche ragione, ma bando alle ciance. E ora della sigla. Benvenuti colleghe e colleghe tiraline, benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale, del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Quelle che oggi vi racconterò sono le applicazioni che ritengo essere quelle più interessanti e più indicate ad essere utilizzate da un tiraline in mobilità. Potrebbero non essere migliori, se ne avete da consigliare, non aspetto altro, il canale Discord è lì ad aspettarvi. Queste sono però quelle che ritengo le più consone, quelle che si avvicinano di più al nostro mondo di meccanici e di produzione macchine. I nostri cugini architetti, per fortuna loro, hanno a disposizione più software che coprono più tipologie d'uso. Noi meccanici, noi tiranini di macchine industriali, abbiamo bisogno di software che ci fornisca un workflow più strutturato all'interno di una routine più schematica, e quindi parlo del progetto, dello sviluppo, di particolari, le messe in tavola. Come al solito però mi sto dilungando, quindi passiamo a parlare delle 10 migliori app per iPad e con buona pace per gli utenti Android. Tiraline ed ingegneri sono sempre state alla ricerca di mobilità nelle loro attività quotidiane. Questo si è palesato soprattutto nel nostro lavoro dopo il 2020, con la pandemia del Covid-19. Non sorprende quindi che il CAD si sia evoluto da disponibile solo su computer mainframe a disponibile su personal computer, e oggi è possibile creare progetti completamente funzionali su dispositivi compatti come un iPad. Perché ho scelto poi l'iPad? Invece che qualsiasi altro tablet con sistema Android o Windows, premetto che nella sua versione smagrita fatta per dispositivi mobili però, Windows, il primo motivo è semplice, non l'ho mai avuto un tablet Android, un Surface sì, ma non ho mai soddisfatto appieno come reattività. L'iPad ha dalla sua un sistema operativo che, piacendo o no, è tagliato su misura su un hardware che ha una reattività e un uso che non ha, a mio avviso, rivale su un tablet. Poi ci sono molte applicazioni sviluppate per iPad. iPad è così potente che può eseguire con successo diversi programmi CAD, soprattutto nella versione M1. Tuttavia, la realizzazione di un tuo progetto CAD non dipende poi esclusivamente dalla potenza dell'hardware, un iPad in questo caso, ma anche dal software CAD fatto e utilizzato su iPad. Sono disponibili tantissime applicazioni CAD a pagamento e gratuite per la progettazione di modelli. In questo episodio ti porto facendo una piccola esamina di quello che ritengo essere le 10 migliori applicazioni CAD per iPad. Non le ho provate tutte, premetto, ma più della metà, però sì, qualche cosina l'ho fatto, ci ho lavorato sopra. Provarle tutte voleva però dire fare questo di mestiere praticamente, ma naturalmente avevo il lavoro e non avevo il tempo di poter divertirmi tra virgolette a fare tutte le prove che su ogni tipo di applicazione. Mi sarebbe poi stato impossibile, dato che oltre a seguire i tutorial bisogna anche poi applicare ciò che si impara, e quale però miglior modo possibile è quello di fare un progetto esecutivo o che è già fatto. Io ci ho provato soprattutto con due applicazioni, OneShape e Sharp 3D.
Se invece queste app non ti soddisfano, basta fare una ricerca sull'App Store per trovare se c'è quella che hai più bisogno per il tuo workflow. Naturalmente, premetto, se qualcuno di voi conosce delle applicazioni iPad fatte per il CAD 3D, niente di più facile, venite sul mio canale Discord e lasciate il link che poi dopo ci vado a vedere. La prima applicazione, e tra l'altro vi dico, non è proprio una classifica dal primo il migliore all'ultimo che è il peggiore, diciamo che è una classifica buttata giù sempre lì alla buona. Il primo applicativo che vi porto è Sharp 3D. Sharp 3D è un'applicazione abbonamento, vi dico che parto così, una struttura ad abbonamento mensile ed annuale, e c'è anche una basic che è una free con delle limitazioni. Il prezzo mediamente di questi abbonamenti si aggira intorno ai $240 l'anno. È supportato l'Apple Pencil e poi naturalmente vi lascio il link in descrizione del sito ufficiale. Questa app è in realtà una delle prime applicazioni CAD 3D professionali ad essere eseguita su qualsiasi iPad supportato con la Apple Pencil. Sharp 3D è un'applicazione di modellazione 2D e 3D utilizzata per il disegno 2D sicuramente, e la progettazione di parti, ma anche la visualizzazione. Utilizzando poi l'Apple Pencil si può sperimentare una modellazione 3D altamente reattiva che dà la sensazione di disegnare con la penna su carta. L'applicazione dispone anche di un menu predittivo che suggerisce vari strumenti e trasformazioni per ogni selezione effettuata, accelerando quindi il processo di progettazione. Sharp 3D dispone inoltre di un set di strumenti intelligenti progettati per una rapida padronanza, riducendo così i tempi di progettazione. Puoi creare facilmente progetti parametrici utilizzando vincoli, quote e strumenti di disegno come linee, archi, ellissi. Inoltre è possibile utilizzare il comando booleano per combinare corpi separati, creando modelli solidi, gestibili e a tenuta stagna. Quest'app è basata su Siemens Parasolid, lo stesso motore utilizzato per eseguire SolidWorks, che consente di creare modelli 3D realistici pronti per la produzione. Un altro vantaggio dell'utilizzo di Sharp 3D è che puoi utilizzarlo come visualizzatore ed editore di modelli 2D o 3D. Devi solo importare un progetto esistente e utilizzare gli strumenti intuitivi dell'app per sviluppare prototipi più forti. Questo vantaggio è utile anche per presentazioni di design e idealizzazioni con i clienti. Sharp 3D supporta i formati file X_T, quindi Parasolid, Step, IGES, STL, DFX, DVG, OBJ, JPEG e PNG. Gli utenti alle prime armi di solito padroneggiano l'interfaccia e imparano a utilizzare gli strumenti in pochissimo tempo con l'aiuto dei tutorial gratuiti o dei seminari settimanali forniti dalla stessa applicazione. Per chi invece arriva da un CAD 3D più tradizionale, desktop, tipo Inventor o SolidWorks stesso, l'apprendimento è leggermente più ripido. La seconda applicazione di questa top 10 è YouMake. Ha un abbonamento mensile o annuale. Il prezzo all'inizio è gratuito, ma ha degli acquisti in app all'interno dell'applicazione. L'Apple Pencil viene supportata e il prezzo si aggira intorno ai $96 l'anno, facciamo così, 95-99, ma diciamo che sia $95-96 all'anno. Se qualsiasi utente che desidera avere una piattaforma in cui le proprie idee e le immaginazioni possono essere espresse in modo fluido e rapido, credo che YouMake è un'applicazione di modellazione 2D e 3D che fornisce tale piattaforma. L'applicazione offre una vasta gamma di funzionalità che garantisce ai tuoi progetti che vengono creati con la qualità desiderata. La prima fase della modellazione 3D in questa app è lo schizzo. Puoi tracciare il tuo schizzo grezzo utilizzando l'Apple Pencil, quindi aggiungere linee precise al tuo modello per migliorare l'aspetto dello schizzo utilizzando i comandi necessari. C'è una funzione di creazione di superfici con la quale puoi generare superfici sul tuo disegno manualmente o automaticamente. Puoi aggiungere anche superfici agli schizzi di un'auto, una casa, un robot o altri oggetti, insomma. YouMake supporta l'importazione di vari file CAD
e immagini da altri software CAD da utilizzare come riferimento per la modifica o la presentazione. Supporta i tipi di file SketchUp, iGES, Step, OBJ, STP, PNG e JPEG. È possibile poi esportare comunque i propri progetti creati in altri programmi CAD. La versione gratuita offre però progetti illimitati, che questo è un plus, anche se però le opzioni degli strumenti sono molto limitate. E non puoi esportarli a meno che non paghi tra gli 8 e i 12 dollari al mese. A quel punto puoi scegliere tra i formati di file che ho elencato prima, insieme a una varietà di funzionalità di modellazione sia 2D che 3D. Inoltre, YouMake offre uno sconto educativo per studenti, insegnanti e docenti. Oltre a tutto ciò, YouMake offre anche una libreria di contenuti, strumenti di presentazione, visualizzazione di realtà aumentata e una ricca libreria di tutorial video. Però se stai cercando una valida alternativa o ad AutoCAD o SolidWorks, non è sicuramente questa applicazione. Passiamo alla terza applicazione, si chiama Morphe. È a pagamento una tantum, è supportata l'Apple Pencil. Il prezzo è variabile perché dipende da cosa si acquista, quindi anche qui è quasi in app purchase, insomma. Questa applicazione è semplice ma è potente se se lo utilizza per la progettazione e la modellazione 3D. È disponibile per persone di tutte le età, a livelli di competenze CAD. Con questa applicazione si possono creare progetti di animazione, progetti grafici e anche progetti di giochi. Morphe possiede un altro vantaggio dell'applicazione è che puoi progettare anche offline. Possiede questa applicazione vari strumenti 2D e 3D che consentono di disegnare modelli utilizzando linee rette, forme 2D, linee di cancellazione e linee rotanti a mano libera. Puoi anche specchiare le linee sull'asse XY e trasformare le immagini ad alto contrasto in oggetti 3D modificabili. Nella libreria sono disponibili molti modelli 3D precaricati. Morphe, tra l'altro, consente agli utenti di posizionare e visualizzare e modificare modelli 3D nella realtà aumentata, utilizzando gli strumenti di ARKit. Come l'aggancio dei progetti sui piani orizzontali o verticali. Per evitare la perdita di dati di progettazione, l'applicazione salva automaticamente il tuo lavoro durante la progettazione. Plus, non indifferente, perché non tutte le applicazioni ce l'hanno. Consente di importare modelli 3D nei formati STL e OBJ e da altre applicazioni CAD. Puoi anche esportare i tuoi modelli per la progettazione di giochi, per la stampa 3D, il caricamento su altre applicazioni di progettazione ARVR e ulteriori modifiche in altre applicazioni. Anche se però in questo caso avrete bisogno di pagare circa 10 euro per esportare. Usare la realtà aumentata e non avere i watermark sui file esportati. Sono disponibili comunque vari video tutorial dettagliati e altro supporto per poi utilizzare e capire come funziona questa applicazione. La quarta applicazione sicuramente non poteva mancare. Allora, la conosciamo tutti, tutti i tiralinee penso che siano passati sotto la sua spada di Damocle e le sue problematiche, si chiama AutoCAD. L'AutoCAD viene fornita in abbonamento, quindi o mensile o annuale. Naturalmente AutoCAD è gratuito, però sempre con acquisti in app. Supporta l'Apple Pencil, però chi fa l'abbonamento diciamo che sono sui 55 dollari anno. In un elenco di applicazioni CAD non poteva mancare AutoCAD di Autodesk. AutoCAD Mobile è l'applicazione per la modifica e la visualizzazione di DVG su mobile, naturalmente, come lo dice lo stesso nome. Anche se potrebbe non essere potente come la versione desktop, possiede strumenti facili da usare per il disegno, la bozza e la modifica di base. Puoi creare, eliminare, rinominare, bloccare il layer, aggiungere i blocchi e annotare i tuoi disegni aggiungendo commenti e contrassegnando i disegni. Dopo aver creato il tuo progetto puoi anche rivelare i requisiti del tuo oggetto e aggiungere dimensioni ai tuoi disegni con gli strumenti forniti.
Con AutoCAD è veramente possibile progettare su iPad e lavorare anche offline, portando un progetto in cantiere o in qualsiasi altro luogo per un'ulteriore ispezione o revisione da parte del cliente. Dispone di funzionalità di collaborazione che aiutano i membri del team a lavorare su un progetto in tempo reale. Questa app completamente è abbinata ad AutoCAD Web ed è disponibile gratuitamente come componente aggiuntivo per gli abbonati AutoCAD. Se non si dispone di un abbonamento AutoCAD, si possono pagare circa $10 al mese affinché questa applicazione abbia la possibilità di aprire e visualizzare AutoCAD sul tuo dispositivo iOS. La quinta applicazione è Morfolio Trace. Gli amici architetti forse lo conosceranno molto bene. L'applicazione viene venduta in abbonamento mensile e annuale. Il supporto della Apple Pencil è completo. Il prezzo varia in base al pacchetto che uno ha bisogno di acquistare. Allora, se si è degli utenti CAD ma piace familiarizzare con i progetti di schizzo e comunicare attraverso disegni un po' grafici, quindi quasi artistici, allora Morfolio Trace credo che sia la scelta perfetta. Come detto prima, è utilizzato moltissimo dagli architetti, da interior design, architetti paesaggistici, urbanisti, ingegneri e qualsiasi altro utente CAD che si occupa di progettazione e disposizione degli ambienti. Morfolio Trace è in grado di guidarti attraverso un viaggio della creazione degli schizzi e disegni intelligenti. Ti consente di creare lo schizzo perfetto. Il programma ha una serie di bellissime penne, righelli intelligenti e un perfetto controllo dei livelli. Quindi puoi regolare lo spessore della linea e l'opacità degli strumenti di disegno, matite, penne, pennelli, eccetera, eccetera. Si può anche personalizzare l'ambiente di lavoro, gli oggetti domestici, il paesaggio, la grafica, oppure utilizzare quelli che già sono già pronti nella libreria per dare vita a uno schizzo vero e proprio e molto bello. Puoi letteralmente disegnare nei dettagli un intero centro di eventi o utilizzando le funzionalità previste a tale scopo. Morfolio Trace mi ha sempre affascinato sin dalle prime versioni, però qui ci vuole un prerequisito fondamentale, cioè una spiccata vena artistica. Il programma può dare il suo massimo quando applichiamo una visione più pittorica e più vicina a un dipinto. E più è vicino a un dipinto, meglio è. La sesta applicazione si chiama AutoQ3D CAD. È a pagamento una tanto, il prezzo si aggira intorno ai $29.99. È un'applicazione molto intuitiva per creare e modificare e condividere disegni 2D e 3D. Può essere utilizzata da hobbisti, studenti e ogni professionista che abbia qualcosa a che fare con il design, come ingegneri e anche architetti. Per la modellazione puoi creare disegni utilizzando forme 2D come linee, cerchi, rettangoli, archi, poligoni, triangoli e altre forme tridimensionali come sfere, scatole ed altre forme 3D. Le tue superfici possono essere disegnate da primitive 2D utilizzando gli strumenti di estrusione e rivoluzione. Una volta terminato lo schizzo di base è possibile apportare ulteriori modifiche utilizzando comandi come raccordo, taglio, offset, estensione, esplosione, eccetera, eccetera. Gli strumenti di aggancio vengono forniti per aumentare poi la precisione delle creazioni e della modifica degli oggetti. Gli strumenti di aggancio sono gli snap, per intenderci. AutoQ3D CAD dispone anche di strumenti di modifica come spostamento, scala, rotazione, visualizzare gli strumenti con un'ampia cornice, strumenti di raggruppamento tipo blocchi per aiutare a organizzare gli oggetti di grandi dimensioni in gruppi e strumenti vari che forniscono informazioni come distanza, area, linee e tutto il resto del bigoncio. Navigare in quest'app non è un problema per i principianti grazie alla funzionalità di apprendimento. Poiché ogni comando delle app ha parametri visibili. Ci sono dei video tutorial e dei forum live nel loro sito e anche un buon supporto via mail. La settima applicazione, il numero 7, è OneShape. OneShape è un software molto intrigante, alla ribalta negli ultimi periodi.
è fornito in abbonamento annuale per scopi commerciali e gratuito per quelli non commerciali. Ha il supporto all'Apple Pencil, però per l'abbonamento annuale, insomma, è costosetto in confronto a tutti quelli che sono già appena passati. Si parla di $2,100 l'anno. Allora, OneShape è notissimo per chi fa CAD, CAM e CAE, perché praticamente è la prima applicazione totalmente in cloud. Quindi ha questa versione OneShape CAD che può funzionare sia su qualsiasi piattaforma e attraverso qualsiasi browser, forse meglio Chrome o Firefox. È un'applicazione di modellazione meccanica 3D basata su cloud che consente di creare e modificare e condividere modelli. Uno dei principali punti di forza di questa applicazione è proprio la funzionalità di collaborazione online sicura che consente a più utenti di lavorare sullo stesso modello contemporaneamente tramite il cloud e anche in tempo reale. Gli strumenti CAD di gestione dei dati e di collaborazione di OneShape offrono un'esperienza di progettazione quasi perfetta. Non è perfetta come dicono loro, ma è quasi perfetta. Nell'app sono disponibili set completi di strumenti per la progettazione parametrica completa. Nello studio di progettazione delle parti è possibile creare parti dettagliate e assiemi meccanici producibili per acquisire movimenti complessi. L'applicazione supporta l'uso della Apple Pencil per gli schizzi, per la selezione e la navigazione, rendendola più intuitiva. Durante la progettazione non ci si deve preoccupare di prendere i dati di progettazione o di dover ricominciare la progettazione, poiché tutte le modifiche apportate ai modelli vengono automaticamente salvate nel cloud. Quindi abbiamo una storia anche dei salvataggi in modo tale da poter tornare indietro qualora la modifica non è piaciuta o non va bene. OneShape consente inoltre di condividere facilmente i modelli CAD ed esportarli in formato STL per la stampa 3D, oltre a molti altri formati CAD che vi lascerò, ce ne sono veramente tantissimi, tra cui DVG, STEP, IGES, Parasolid, eccetera, eccetera. OneShape importa e traduce però tra l'altro automaticamente molti formati file CAD per parti e assiemi, inclusi corpi in wireframe o curve di schizzo. Metterò i link dove vengono elencati i tipi di file supportati, ma sarebbe un po' noioso, quindi basta solo dire che importa i file SolidWorks che interessano, Inventor e AutoCAD in modo nativo. E come ho detto prima, importando lavorazioni e schizzi. Personalmente è un plus che sbaraglia certamente la concorrenza. OneShape aiuta poi a raggiungere l'obiettivo principale della progettazione su un iPad, ovvero con la facilità d'uso e la mobilità. Puoi iniziare il tuo progetto su un dispositivo, diciamo il tuo computer, e continuare sul tuo iPad da qualsiasi luogo senza dover esportare alcun file. Tutto ciò che serve è accedere a internet, forse questa è la più grande limitazione, e procedere con la progettazione. OneShape è gratuito per scopi didattici e per progetti non commerciali, per hobbyisti, insomma. A questo proposito è importante dire che la versione gratuita presenta alcune limitazioni rispetto alla versione del software a pagamento. E cosa più importante, tutto ciò che crei sarà accessibile pubblicamente da qualsiasi utente online, poiché si tratta di uno spazio di lavoro pubblico che OneShape mette a disposizione. Se prevedi di utilizzare OneShape per progetti proprietari, ti consiglio di pagare l'abbonamento. Se sei uno studente o un insegnante, puoi richiedere l'abbonamento gratuito al piano standard. Siamo alla posizione numero 8 e parliamo di SketchUp. SketchUp è gratuito, con acquisti in app, supporta l'Apple Pencil ed è un software CAD ampiamente utilizzato tra gli architetti, paesaggisti e anche tra gli ingegneri meccanici. Ho scoperto che qualche ingegnere meccanico usa SketchUp. La versione per iPad è leggermente inferiore rispetto alla versione desktop, tuttavia è comunque una soluzione professionale completamente funzionale per la progettazione di modelli CAD. Questa applicazione è inclusa come parte dell'abbonamento a quello desktop e poiché l'archiviazione cloud è inclusa, puoi spostarti facilmente tra il tuo iPad, il tuo Mac o il tuo PC. Sebbene SketchUp offra una prova gratuita di 30 giorni, sembra che l'applicazione iOS sia valida solo per 7 giorni. Per mantenere l'accesso dopo la scadenza del periodo di prova dovrai pagare dai $119 ai $699 al mese, a seconda del piano che si viene a scegliere.
e siamo alla posizione numero 9. Questa non è proprio una vera applicazione per CAD. Fatemi dire, non vi dico ancora il nome, ma è un'applicazione che non è un'applicazione per CAD, ma è un'applicazione che potrebbe essere utile per chi. Innanzitutto è gratuita, non sappiamo se l'Apple Pencil viene supportata, perché questa applicazione potrebbe aiutare software CAD desktop come SolidWorks, che non offrono un'app iOS, a poter essere utilizzati su iPad. Stiamo parlando di Remote Desktop Mobile di Microsoft. Con questa applicazione ti puoi connettere con un desktop locale che esegui il tuo software CAD e quindi portare il tuo iPad ovunque tu voglia andare e lavorare in mobilità con il tuo iPad mentre sei collegato al tuo PC locale, purché naturalmente si disponga di una buona connessione internet da entrambi i lati. Questo metodo può essere utilizzato anche per eseguire CATIA, ad esempio, nonché la versione completa di AutoCAD o qualsiasi altro software CAD installato sul PC. Uno dei problemi principali con questa opzione è che la connessione potrebbe rallentare quando si lavora con modelli di grandi dimensioni. Tuttavia, ogni software risponderà in modo diverso, quindi penso che però valga la pena provarlo. Per quanto riguarda SolidWorks, questa soluzione alternativa funzionerà solo con la versione dal 2019 in su, quindi se avete la 2016 o la 2018, cippa lippa. È necessario abilitare la modalità Touch di SolidWorks, che consente di utilizzare le dita o un Apple Pencil per lavorare sulla modellazione CAD a proprio piacimento. Con questa app bisogna solo avere un po' di attenzione alla sicurezza della propria rete, sia di studio se siete professionisti o quella aziendale se siete dipendenti, perché se vi trovate sotto una rete pubblica o quella di Starbucks ad esempio, ecco che forse è meglio fare affidamento a una VPN che possa proteggervi da qualsiasi attacco hacker, in modo da non esporre poi i propri dati sia dal lato PC che dal lato iPad. Ma mi state dicendo, avevi parlato di una top 10 e allora ho messo l'ultima e non poteva mancare il Fusion 360. Allora, l'app di Fusion 360 è uno strumento di collaborazione che consente agli abbonati di software di Fusion 360, ad esempio di AutoCAD 360, di poter facilmente visualizzare i modelli senza dover accedere ai file da desktop. In pratica non è proprio un'applicazione dove si possa progettare. Purtroppo ho messo Fusion 360 perché lo sapete che lo devo citare almeno una volta a episodio. Se ve lo chiedete non mi pagano affatto, se Autodesk mi ascolta, se volete sono qui a disposizione vostra. Dato che purtroppo ha solo una funzione di viewer con la sola possibilità di annotare e condividere tali annotazioni, che poi si dovrà riportare una volta tornati in studio sul Mac, Fusion 360 purtroppo non è un'applicazione vera e propria. Ad oggi Autodesk non ha ancora comunicato intenzione di portare questa applicazione veramente mobile come fosse OneShape o AutoCAD mobile. Rimane utile però solo chi già lavora nell'ecosistema Autodesk. Vi possono sorgere alcune domande, tipo qual è la migliore app gratuita per iPad? Al momento un'app gratuita totalmente non è disponibile. Per utilizzare legalmente il software CAD per iPad si dovrà pagare comunque un abbonamento mensile o annuale o un pagamento una tantum. Prima vi ho detto che sono delle app gratuite, sì, ma sono per hobbisti e hanno delle limitazioni, forti limitazioni, sia da parte di salvataggi o di comandi che non sono praticamente disponibili solo per le versioni a pagamento. L'elenco sopra riportato e poi riporta i 10 migliori software per iPad e se hai un budget limitato. Le applicazioni che vi ho appena elencato sono praticamente le 10 migliori, che almeno a mio avviso sono le 10 migliori applicazioni software CAD per iPad. E se si ha un budget limitato, AutoCAD 3D CAD potrebbe essere una buona soluzione, poiché richiede solo un pagamento una tantum, cioè una volta sola, di $30.
anche mi è stato chiesto, perché quando mi hanno visto usare l'iPad con il CAD, come si può utilizzare il CAD sull'iPad. A seconda delle funzionalità del software che si sceglie, si può utilizzare o solo per visualizzare o anche per progettare, quindi come ad esempio nel caso di OneShape. Una delle domande che mi è stata fatta è: ma esiste un'applicazione come FreeCAD disponibile per iPad? No, un'applicazione mobile come di FreeCAD non esiste, né su Android né su iOS. Comunque potreste prendere in considerazione l'idea di optare per un'app CAD alternativa all'elenco software che ti ho dato e vedere magari anche di comunicarmela, così ci faccio anche un giro anch'io. Una cosa però da tenere importante a mente è che quasi nessuna delle applicazioni in questo elenco ha la possibilità di eseguire studi di simulazioni o realizzare assemblaggi e visualizzare il movimento di macchine e meccanismi, come ciò è possibile fare con un potente software CAD desktop. Vero e non vero, alcune applicazioni hanno dei limitati, come OneShape ha una limitata funzionalità motion, non è proprio fatta per questo tipo di progetto. Sebbene poi la soluzione desktop remota menzionata prima con Microsoft Remote Desktop possa darvi la possibilità di eseguire tale attività tramite il vostro iPad e probabilmente riuscirci, ma magari con un certo ritardo. E la domanda che sorge spontanea è: qual è il miglior iPad per eseguire il CAD? Allora, a seconda del modello di iPad che utilizzi, l'esperienza potrebbe essere diversa. Allora, sicuramente l'iPad Pro è il miglior tablet disponibile, quindi tutte le applicazioni CAD discusse precedentemente non avranno problemi a funzionare su uno di essi, soprattutto perché l'attuale modello 2022 utilizza anche un chip M1. Abbiamo poi l'iPad Air, che è un'altra buona opzione per eseguire l'app CAD. Con la stessa architettura dell'iPad Pro, quindi con M1 a 64 bit e con l'8 GB di RAM. Abbiamo poi l'iPad, quello normale, è un'opzione conveniente, è compatibile con la modellazione CAD 3D con il suo chip Bionic A13. Tutte le app che ho menzionato possono essere eseguite facilmente su questo dispositivo. Tuttavia, lo spazio di archiviazione ridotto e le dimensioni dello schermo potrebbero essere limitanti. L'iPad mini, ecco, ve lo consiglio e non ve lo consiglio, nonostante abbia il chip Bionic A15, offre le stesse problematiche dell'iPad, ma soprattutto lo svantaggio è lo schermo da 8 pollici. Insomma, possiamo usarlo veramente solo se vogliamo fare visualizzare i nostri render in 3D ai vostri clienti, perché poi tra l'altro, essendo molto più piccolo e portatile, ci può stare benissimo in una borsa in una 24 ore o anche nello zaino che si porta in moto. Se il tuo pad è relativamente vecchio, ti consiglio di aggiornare al sistema operativo che si può installare. È importante aggiornare all'ultimo sistema operativo che il vostro iPad sostiene per essere eseguite naturalmente le applicazioni CAD che vi ho elencato. Tutte queste applicazioni sono compatibili con le versioni tra iOS 10 e iOS 15. Prendete in considerazione anche l'idea di acquistare una Pencil e possibilmente una tastiera Bluetooth se l'applicazione offre questo tipo di funzionalità di scelta rapida. Se hai utilizzato un mouse per la progettazione CAD del tuo computer, il passaggio a una Pencil potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarti, quindi c'è anche la possibilità di acquistare un mouse compatibile con l'iPad e utilizzare quello. Concludendo, l'iPad è un dispositivo potente combinato con delle applicazioni sopra elencate ha la possibilità di creare senza sforzo una miriade di progetti 2D o 3D, quindi o da schizzi o da bozze di base si parte e si possono costruire assiemi complessi producibili. Basta andare sull'App Store e scaricarli e progettare senza limitazioni. Mi auguro che una o più applicazioni CAD presenti in questo elenco possono soddisfare le tue esigenze. Tutti quelli che includono la possibilità di creare e modificare modelli richiederanno una qualche forma di pagamento, naturalmente, per accedere realmente a tutte le loro capacità.
Se sei nuovo del CAD e non vuoi investire in software professionali come AutoCAD, SolidWorks o Fusion 360, ti suggerisco Sharp 3D, molto più conveniente, ha ottime recensioni, offre una varietà di soluzioni sia per utenti domestici che professionisti e costa solo 20 dollari al mese. Tra l'altro è multipiattaforma, quindi può funzionare su Windows, su macOS, su iOS Pad, quindi iPadOS, scusate. Quindi è una scelta molto molto conveniente. Infine, se siete studenti o un insegnante, vi consiglio ovviamente di approfittare degli sconti didattici offerti dai principali produttori di software CAD, che spesso includono l'accesso gratuito alle rispettive applicazioni per iOS. Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiraline, fate del sano passaparola, così da crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata? Niente di più facile. Lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando semplicemente il Tiraline, o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast. Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale, che trovate all'indirizzo www.fokewulf.it. Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast, tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un po' più privata. Se invece vi va di essere più diretti, allora iscrivetevi al canale Telegram. Lasciate perdere Telegram. Il Tiralini si è trasferito su Discord. Sì, lo so, è un ennesimo social, ma Telegram non mi soddisfaceva e non riuscivo a seguirlo bene come seguo bene Discord. E più nelle mie corde posso fare di più dividendo i topic e condividendo in maniera più diretta. Insomma, i link in descrizione vi aspetto là. Inoltre, finalmente il Tiraline è anche su YouTube Podcast. Trovate qui gli audiogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi 2 anni. Poi, con la speranza di avere ulteriore coraggio e di fare veramente un vlog o un podcast video con il mio faccione in bella mostra. Lasciate una recensione su iTunes, che certo non mi schifa di certo, e non dimenticate le stelline su Spotify, e vi aspetto su Telegram, su Discord, e attendo curioso i vostri commenti su YouTube. Lavorare in maniera produttiva su iPad si può fare, e lo si può fare in maniera più che decorosa. Personalmente non ho testato tutte le app che ho presentato, ma sicuramente per chi ricerca una produttività a tutto campo, OneShape è sicuramente l'app che vi consiglio. Ha quasi tutto il necessario per essere un'applicazione che potrebbe sostituire i ray contrastati del CAD 3D in campo meccanico, e parlo di Inventor e SolidWorks. Vi consiglio di attivare la licenza gratuita, quindi esplorate l'interfaccia e il suo modo di operare. Non mettete progetti importanti perché tutto è pubblico, e quindi occhio alla privacy dei vostri lavori. L'app da tenere in considerazione e sotto sorveglianza invece è Sharp 3D, che è stata sviluppata sin dall'inizio per iPad ed è un'app che sta crescendo ogni mese di più. Stanno aggiungendo sempre più feature e lo stanno portando ad essere un'ottima scelta per la propria attività, sia essa da freelance o aziendale. Qualcuno ha detto Fusion 360? No, sarà l'eco della mia voce, scusate. Come al solito rinnovo l'appuntamento tra 2 settimane, o quel che sarà, e lunga vita e prosperità a tutti. Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 Split. Scopri di più su ulti.media.